Allora, io e il signor Super oggi parleremo di orchidee. Faremo un altro video, però Super, tu aspetta fuori, eh? Sì, aspetta fuori. Ecco, bravo, vai lì. Ci vediamo dopo, eh? Saluta gli spettatori. Ciao, ciao. Aspettami lì, eh? Arrivo subito. Allora, noi torniamo a parlare di orchidee. Oggi parleremo di cambrie. Io non ne ho tantissime. Ho giusto qua c'è una. Si vede. Ho una brassia. E c'ho qualcosa giù in serra fredda, ma non, io non è che sono un genere che mi piaccia particolarmente. Con cambria, cioè non è una pianta vera e propria, è un'abbreviazione che si dice di ibridi intergenerici, cioè che comprendono Oncidium, Miltonia, Miltoniopsis, Aliceara, e chi più ne ha più ne metta, veramente. E piuttosto che fare una, a parte che non si risale mai al nome vero e proprio dei genitori, perché comunque sono ibridi su ibridi su ibridi. E per non fare un cartellino lungo 3 km, in teoria si dice sempre cambria. E, oddio, sono piante che non è difficilissimo coltivarle. Bisogna avere qualche accortezza perché le radici, se si tiene troppo asciutto, seccano velocemente, se si tiene troppo bagnato, marciscono la velocità della luce. Quindi io consiglio vivamente, quando le comprate, che in solito ne le vendono nei garden, perché piante commerciali, cioè se uno va in una orchideria o un vivaio apposta di orchidee, difficilmente troverà qualche cambria. O, a meno che non sia proprio che si risale il genitore, qualche ibrido primario di Odontoglossum o di Miltonia, però sono piante più commerciali che si trovano nei garden o nei supermercati. Vabbè, comunque le vendono nei vasetti bianchi opachi. Consiglio vivamente, qualunque sia il periodo o che sia in fiore o no, di rinvasarle immediatamente. Perché dentro c'è un substrato, a parte che sarà vecchio, chissà da quanto sarà lì, ed è poco drenante. Sicuramente ci sarà anche la gabbietta di sfagno. Quindi la sciuramaria, che è abituata a bagnare le Phalaenopsis, magari casomai pure per immersione, fa questi errori con le camere, con la pianta appena comprata, tempo un mese è morta. E quindi consiglio vivamente di cambiare il substrato e di invasarla. Allora, io uso sempre il mio substrato inerte, che è composto da pomice, agriperlite, argilla espansa, e vedete le radici come se la viaggiano. E bagno veramente poco, perché comunque trattiene molto l'umidità. Bene o male, o mi regolo col peso del vaso, oppure guardo quando sta asciugando in superficie, aspetto ancora qualche tempo, perché dentro comunque l'umidità c'è, e poi continuo a bagnare. Ovviamente non per immersione, perché come ho già detto nei video precedenti, la pomice e l'argilla hanno un peso specifico minore dell'acqua, se io le bagno per immersione galleggia tutto e non serve a niente. E niente, tutto qua, il substrato è quello, gradiscono concimazioni, ma neanche fatti come le Phalaenopsis, cioè o fate microrrigazioni, cioè nel senso bagnate sempre con acqua povera di sale, aggiungete poco concime, oppure fate 3 volte con l'acqua e la quarta aggiungete il concime, però metà della dose consigliata, sempre quello il consiglio. E allora, le cambrie sono piante simpodali. Cioè, vedete, non sono come le Phalaenopsis che crescono su se stesse, ma hanno i bulbi che mano a mano crescono lateralmente. Vedete, qua si sta crescendo, vedete, sta crescendo un nuovo bulbo. Sono piante che in pratica il bulbo in un anno matura e va a fioritura, come questo. Vedete, questo è nato un anno fa, cioè un anno fa era così, c'era il getto. Adesso è maturato e sta fiorendo. Questo qua ha già fiorito e come vedete secca, perché comunque non sono rifiorenti. Una volta che fiorisce secca e si può tagliare. Io sono pigro, vabbè, adesso prendo la forbice e lo taglio. Aspetto sempre che secca, perché comunque se lo tagliate verde ci sono ancora i canali linfatici aperti. Se la forbice non è sterilizzata bene e comunque può essere infettata, trasmettete l'infezione, la malattia, possibile infezione o malattia alla pianta. Quindi io aspetto sempre che secca. Adesso è bello secco, i canali linfatici sono chiusi, posso avere anche la forbice infettata, non si sa mai perché le disinfetto sempre, però le taglio sempre, la taglio sempre secca. E oddio, i fiori non durano tantissimo, dipende dalla specie, vanno dagli Oncidium, mi è capitato di vedere anche che dopo 2 o 3 settimane sfiorissero, invece no, questa brassa è bene o male, questa fioritura qua mi è durata almeno 2 o 3 mesi.
vogliono abbastanza luce, infatti vedete sono sotto le lampade, vogliono abbastanza luce, vale sempre la regola, foglia chiara va bene la luce, foglia scura dobbiamo incrementare la luce. Che dire, sono, appunto, abbiamo detto che sono piante sempoedali. Se si vuole dividere, beh, io sconsiglio sempre perché a me piace una pianta cessita, però come tutte le sempoedali, se uno vuole dividerla, lasciare almeno tre pseudobulbi, cioè il minimo indispensabile sono tre pseudobulbi per fare in modo che la pianta, il nuovo oggetto che crescerà, abbia la spinta dei retrobulbi successivi. Se io stacco, se divido, lascio solo un bulbo, quel bulbo o morirà oppure crescerà stentato. Ora che sarà vigoroso per rifiorire, devo aspettare anni e anni e anni. Vedete com'è bella cestita. Poi ci accorgiamo, se sono coltivate bene, che il bulbo non deve essere raggrinzito e deve essere bello sodo. Vedete qua che bel bulbo sodo. Se notate che quando andate a comperarla, se notate che il bulbo non è così sodo, lasciate stare. Oppure se la gigottate, se si muove, lasciate stare perché sarà senza radici. Meno, se avete la possibilità di scegliere una pianta sana e vigorosa, siamo in un libero mercato, possiamo scegliere. E niente, tutto qua sulle campagne.